Dici un pochettino qual è il problema, che cerchiamo di capire insieme da dove arriva. Ok, allora in realtà da un po' di settimane ho un dolore alla spalla che si è irradiato poi fino alla mano e a questo livello, e quindi mi rimane soprattutto quando scrivo o in alcuni momenti della giornata. Unlock your full potential at Crack Addicts. Mettiti seduta che guardiamo subito. Allora, braccio dritto, spingi verso l'alto. Dolore? No. Spingi verso l'alto. Dolore? No. Con la tua mano spingi verso la tua spalla. Dolore? Un pochino. Vieni un po' più dietro. Sì. Hai male solo alla spalla o hai male anche al collo? No, tendenzialmente solo alla spalla. Solo alla spalla? Sì. C'è un movimento che riesci a farmi che ti richiama questo dolore? Allora, a volte quando proprio sforzo un pochettino anche in rotazione la spalla, se faccio così sento più, sì. E se ti metto in questa posizione con il collo e ti faccio rifare il movimento? Aumenta, diminuisce o vale il dolore? No, non lo sento se non nel tratto un po' più finale. Ok. E se invece ti faccio inclinare e ruotare da questo lato, prova a muovere? Peggiora o uguale? No, però sento che ho più difficoltà a svolgere il movimento. Ok. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù. Su. Ok. Allora, vieni a pancia in alto, che vogliamo un attimino l'addome. Qua il dolore? No. Qua il dolore? No. Qua il dolore? No. Sei sposto in questa direzione? Senti tirare? No, nessun fastidio particolare in realtà. Sei sposto di qui? No, particolare nessuno. Morbidissima, piega, dimmi se il dolore lo senti tirare. No. Piega. No, perché mi sento un pochettino più legata da questa parte. Ok, però... sempre qua sotto. Sì. Vieni un po' più su, verso di me. Male qua? Un po' di fastidio. Ok, qua? No. Qui? No. Quindi qua un po' di fastidio ce l'hai? Sì, che aumenta un pochettino più in alto. Ok. E se ti faccio aprire la bocca? Qua aumenta, rimane uguale o diminuisce? Forse aumenta leggermente. Ok. Proprio poco. Prova a shiftarmi verso sinistra la mandibola. Brava. Tengo io. Diminuisce? Cioè sento che comunque lì che c'è qualcosa che non va, okay. Lo sento comunque abbastanza presente. Va bene. Eccola qua, adesso correggiamo questa struttura. Bella morbida. Brava. Metti questa mano dietro al collo. Morbidissima. Inspira. Fuori. Fai un bel respirone, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, braccio a me, gomito gomito, gira il collo di qua, bravo, e lascia cadere le braccia. Fianco destro. Un po' più vicina, stop. Uno. Inspira, fuori. Mani dietro la testa. Chiudi i gomiti. Piega un po' in avanti, piega, 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 stop. Morbidissima. Bellissimo. Mano sul fianco. Quando lo dico io, un bel colpo verso l'indietro con il gomito. Ok. Vai.
spalla? No, adesso riesco più, cioè mi sembra di riuscire a fare il movimento un po' più ampio. Sì, 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 sì. Prima lo sentivo più ristretto nella qualità. Dimmi se senti male a questo punto. Non sento male, però sento come se fosse un pochettino contratto. Ok. Un filo. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Ancora.